Al gamer Moddaro non si nasconde nulla. Benvenuti su Watch Mojo Italia per una top 10 delle 10 cose che in teoria non avremmo dovuto mai vedere in certi celebri videogiochi. Ma prima di incominciare, ragazzi e ragazze, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi. Altrimenti ci sarà anche un'altra cosa che in teoria ancora non avreste dovuto vedere, ma che vedrete presto: la vostra morte per mano mia! Diamo un'occhiata ai elementi di gioco, aree e personaggi che gli sviluppatori hanno messo lì per un motivo, ma che i gamer non avrebbero in teoria dovuto trovare. Ma signori, mi dispiace dirvelo, ma cari sviluppatori, abbiamo molto tempo da perdere. Alla numero 10, il Nether Space in World of Warcraft. Ma voi direte, perché mettere un posto strapieno di easter egg se i giocatori non lo possono vedere? Sarà forse che in realtà vuoi che lo scoprano? Gli sviluppatori di WoW hanno sempre detto no, mai, assolutamente. Sicuro. Passando attraverso le mura di Karazhan si accede a questo posto tipo Silent Hill dei poveri, abitato da un grifone immortale e un Noctumor addormentato. Insomma, non è che ci sia da fare tanto party hard laggiù, è una noia che non vi dico, ma quantomeno la soddisfazione di dire io ci sono stato. Alla numero 8, gli arti volanti in Star Wars, come dicono gli inglesi super fichi, Jedi Knight, Jedi Academy. A che serve una spada laser se non posso andare in giro a amputare le teste alla gente? Andiamo su nei film, ci si tagliano gli arti, che è un piacere, ma i videogiochi della saga sono sempre stati sottoposti a censura. Jedi Academy era un buon gioco, però soprattutto se con un po' di mod per rivedere il codice si risvegliava l'impulso gore del gameplay, arricchendolo di smembramenti e schizzi di sangue che comunque non c'entrano nulla, perché una spada di laser non fa sanguine. Ma tralasciamo i dettagli. Sangue. Alla numero 8, una cosa senza senso, ma è così: Tiger Woods 99 PGA Tour Golf. Ai vecchi giochi di golf. Ma dovevi essere proprio sfigato per passarci un pomeriggio, eh? Tipo io, che ci ho giocato una vita. A questo e a quelli di Jack Nicklaus. Non chiedetemi perché non lo so, avevo tempo. La cosa bella di Tiger era che nelle prime versioni per Play, per riempire lo spazio vuoto, avevano inserito parti del primissimo episodio di South Park. Così. Collegamento logico tra le due cose assolutamente nullo, ma se si caricava il CD su PC, perché su PS non andava, si poteva ammirare anche il cartone. Quando i genitori lo scoprirono. E alla numero 7, le bestie leggendarie in Final Fantasy XV. FFXV è strapieno. Ma usandone qualcuno ad hoc si possono ottenere delle belle sorprese, tipo l'accesso ad un'area segreta palesemente di sviluppo in cui sono osservabili delle creature immense che sinceramente in certi casi sono anche più fiche di quelle che poi si trovano in game per Diana. Tipo quel mega dinosauro di 200 metri o quella specie di dio greco all'Atlante style con quel coso sopra. Insomma, tutto molto fico. Tra l'altro è abbastanza chiaro che siano scarti del gameplay, no? Che non sarebbero dovuti essere di pubblico dominio, palese. Ma allora, perché lasciarli lì? Vorreste far credere che si sono scordati? E alla numero 6, Matrix in versione fantasy nei vari Elder Scrolls, soprattutto Skyrim. Avete presente, no? Quando Neo entra nella stanza di simulazione in cui può fare tutto? Ecco, gli Elder Scroll hanno la stessa cosa. Anzi, i giochi della Bethesda in generale. C'è una quest che vi risulta un po' difficile? O magari avete bisogno proprio di un oggetto leggendario che a livello 1 non dovreste avere? Perché se no che cazzo di divertimento c'è? Ma chi se ne frega, lo volete lo stesso? Tranquilli. Todd Howard e il suo team di furetti addestrati a sviluppare benissimo videogiochi hanno pensato bene di lasciare in game, accessibilissima con un codice, Coq Quasmoc, l'area di playtest con tutti gli oggetti del gioco. Che divertimento poi, eh? E alla numero 5, Mew, in Pokémon rosso, blu e giallo. Sì, beh, la saga di Pokémon fonda la sua stessa esistenza sul questo Pokémon era mega segreto, doveva essere introvabile, solo con i nostri eventi speciali. Nintendo TM a pagamento avresti potuto, certo. Come no, la Nintendo forse non aveva ben capito a cosa andava incontro. Cioè, i primi del 2000 furono gli anni in cui il non farsi i cazzi propri nei videogiochi esplose tra il pubblico. Le cose segrete non lo erano più tanto. Mew era in game, ma accessibile non quando volevi tu, in teoria. Cosa che poi è avvenuta quando si è capito che, sfruttando un paio di glitch con volo prima di un combattimento, adesso non ricordo neanche di preciso, lo potevi catturare e diventare il più fico di tutti.
E alla numero 4, le strutture nascoste in Shadow of the Colossus. Un gioco divenuto celebre per quanto ogni cosa che vi sia contenuta non sia enorme, ma enorme ben oltre irrazionalmente accettabile per il vecchio gioco. Lor signori mi devono credere, si può contemplare qualcosa di ancora più gigante. È impossibile, direte voi. Glitch a manetta, rispondo io, facendo un attimino i fichi e manipolando i dati come dei veri hacker dei miei coglioni si entra in varie aree, come quella della diga, che sono strutture più che colossali e che dovevano essere in teoria sedi di vari altri colossi, ma poi rimosse da Shadow of the Colossus. Alla numero 3, la Hot Coffee in San Andreas. La leggendaria mod di GTA, amata da tutti i giovani e disprezzata dai genitori. Ma tanti genitori che cazzo ne sapevano? Eh sì, perché in San Andreas non poteva mancare la fit segreta del bombarsi le donzelle. Bambini, copritevi gli occhi! Il vecchio minigame Hot Coffee, accessibile via codice, permetteva atti impuri e osceni per i quali andarsi a confessare subito dopo dal prete più vicino per poi pestarlo e rubargli i soldi. La scoperta di questa mod portò al subbuglio in ambito giochi e educazione. Considerando questo, le denunce e i risarcimenti, la Rockstar temo non volesse che questa parte del gioco saltasse fuori. You want coffee, baby? E alla numero 2, Freddy. Vecchio psicopatico bastardo in Freddy Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds. Questi sono i giochi che bisogna far giocare ai propri figli. Qui, in questo punta e clicca, non family friendly, ma Olli bambini deficienti di 3 mesi friendly, accompagniamo i due pesciolini Freddy e Luther nella loro allegra avventura, nella quale a una certa bisogna far 4 chiacchiere con Eddie l'anguilla che... Attraverso la manipolazione dei file di gioco si può accedere a una scena in cui Freddy fa uccidere Luther. Doveva essere introvabile. Che in effetti, quali bambini avrebbero dovuto avere le skill tecniche per raggiungerla e quali adulti hanno invece pensato fosse una buona idea modificare i file di Freddy Fish and the case of the missing, che è quello lì? Qualcuno ci ha perso tempo, signori. E alla numero 1, Bond del mondo, unitevi in GoldenEye 007. Stiamo parlando forse di uno dei pochi, se non dell'unico, gioco tratto da un film che non solo riesce nella titanica impresa di non far cacare del brutto, ma perfino di essere un gran gioco. Ma pensa un po'. E il bello era che era pieno di glitch e vie traverse da sfruttare per rendere l'esperienza ancora più figa. Si parlava all'epoca di un codice cheat All Bonds che avrebbe permesso di usare tutti gli attori di Bond della storia cinematografica. Ma gli sviluppatori insistevano, no, no! Quando il modding divenne arte, si scoprì l'arcano. Erano disponibili le skin di tutti, tranne quella di George Lazenby, perché... Che cazzo è stato un Bond? Allora, piaciuta questa lista? Questi giorni siamo stati in back-to-back videoludico, spero abbiate gradito. Mi raccomando, guardate anche queste altre top 10 a tema videogiochi e mondo videoludico e iscrivetevi a WatchMojo Italia. Ci vediamo domani per un'altra top 10.